Buonasera, piacere di incontrarvi anche a quest'ora della notte. Il nostro appuntamento è cambiato, andremo in onda a partire da oggi, la domenica, appunto intorno alle 10.30. Questo ci fa molto piacere perché così potete stare più rilassati, magari anche chiamare qualcuno che invece nelle altre occasioni lavorava quando ci incontravamo di pomeriggio. Quello che non cambia invece è lo spirito della nostra trasmissione, che continua a basarsi sulle storie di questo popolo simpatico, imprevedibile e a volte anche messo in difficoltà, che è il popolo italiano. Ci sono tante storie che ci sono state segnalate, molte che notiamo nella cronaca, e come sempre a colpevole innocente un po' sorrideremo, un po' tratteremo dei temi che vi possano coinvolgere e toccare, magari anche riflettere, e soprattutto spesso saremo incuriositi. Omaggio ad una città che ci è particolarmente simpatica, così per cominciare i nostri appuntamenti serali, omaggio a Napoli. Oggi avremo due persone che vengono da questa città, ognuna con una storia brillante quantomeno, un po' magica, un po' spettacolare. Tanto per iniziare, una donna molto conosciuta che molto recentemente attraverso un settimanale ha fatto sobbalzare parecchi uomini con i quali lei sostiene di aver avuto un rapporto simpatico, un rapporto ravvicinato. Scopriremo, cercheremo di farlo con il poligrafo, quanto di vero c'è nelle relazioni amorose e quanto invece non sia voglia di farsi un po' di pubblicità da parte della quantomeno conosciuta per uno splendido sorriso, Milly D'Abraccio. Vediamo qualcosa che la riguarda. Milly D'Abraccio, 28 anni, un passato di attrice, un presente e un futuro da pornostar convinta. Un'evoluzione voluta che l'ha portata ad arricchire la già tanto discussa scuderia di Riccardo Schicchi, manager di Moana e Cicciolina. Una carriera fulminante quella di Milly, che è riuscita con i film e gli spettacoli porno a raggiungere fama e successo. Ma ciò che ha portato la D'Abraccio sulle pagine dei giornali sono stati i suoi presunti flirt con personaggi dello spettacolo. Gli uomini vanno presi per quello che sono, un po' cuccioloni, ha dichiarato dalle pagine di un settimanale. Loro giocano di più col sesso e di fronte alla femminilità si sentono disarmati come di fronte a un mistero. Ma la D'Abraccio di segreti sembra averne ben pochi, tanto da avere redatto una pagella sulle prestazioni sessuali dei suoi uomini. Un registro pieno di attori, cantanti ed imprenditori. Da Roberto Rossellini, incontrato nel 1982, che Milly D'Abraccio giudica una vera e propria rivelazione, un uomo carnale, o meglio, un tirannosauro del sesso. Il più divertente? Roberto Benigni, ironico e delizioso, precisa la D'Abraccio. È stato un rapporto a base di tiramisù. L'uomo che l'ha delusa di più tra le lenzuola? Francesco Nuti. Una storia banale, allegro sul set, malinconico nel privato, precisa la pornostar. Si sente un sex symbol, ma il risultato non è dei migliori. La lista è lunga, ma loro, gli esaminati, come hanno reagito? C'è chi nega, chi accusa e chi sostiene semplicemente che la D'Abraccio sia in cerca di facile pubblicità. L'unico personaggio contento delle rivelazioni della pornostar è Vittorio Sgarbi, soddisfatto di essere stato giudicato sessualmente disinibito e scatenato. Ma la D'Abraccio ha realmente accolto nella sua alcova decine di divi dello spettacolo, come sostiene sulle pagine dei giornali, o si è inventata tutto? Ecco, avrete capito che abbiamo fatto questa scelta di cominciare questo nuovo ciclo serale con una tinta che è un rosa molto acceso, che può andare così nel rosso della passione, perché comunque si parlerà anche di rapporti tra uomini e donne e di caratteristiche di certi incontri. Il nostro ospite è qui, io ve la ripresento. Buonasera Milly. Buonasera Carla, come stai? Milly D'Abraccio, un cognome del quale va fiera anche tua sorella che fa l'attrice, tutti i tuoi altri quattro fratelli, sei figli. Siamo quattro femmine e due maschi. E tu sei un po' la figlia più ribelle? Sono la figlia ribelle, sono la bambina, la pecora nera, le combiniamo di tutti i colori. Ecco. Buongiorno, si vede la mattina. Con Milly D'Abraccio ha fatto parlare di sé, come diciamo, questa settimana c'è stato un articolo, devo dire anche con un tono molto divertente. Tu hai raccontato molti dettagli dei rapporti con persone, con uomini anche molto famosi, alcuni dei quali ci hanno stupefatto. Perché?
È perché sono persone molto serie, di cui sono non serie? Cioè, diciamolo subito, tanto il pubblico se l'aspetta. Di Sgarbi un po' si sapeva, no? Ma voglio dire, insomma, serie. Voglio dire, la serietà non è servita a niente fino adesso, voglio dire, abbiamo visto un po' i fatti in Italia e le persone cosiddette serie si sono rivelate non serie, quindi è meglio vedere le persone non serie in maniera giusta, perché forse sono quelle serie. No, la serietà è una cosa noiosissima. Io credo che le persone debbano essere simpatiche. Arbore è simpaticissimo. Gli altri menzionati nell'articolo sono Nuti un po' musone. Ecco, Francesco, però Nuti era simpatico, cioè nel senso ha l'immagine del comico, quindi simpatica. In realtà uno dice è una persona simpatica, e poi nel suo intimo invece secondo me è una persona più introversa, ecco. Che magari ha più, ecco, più serio di altri. Sì, io non vorrei che il nostro pubblico, anche quello che ci segue per la prima volta, pensasse che è il solito talk show notturno. No, perché noi abbiamo il poligrafo, che è uno strumento al quale tra poco si sottoporrà anche Milly D'Abraccio, perché il sospetto c'è. Come mai a questo punto Milly D'Abraccio racconta tutti questi dettagli, mentre proprio la sua carriera di pornostar è a un anno dall'inizio? Cos'è, aveva bisogno di un rilancio per far parlare Ma di nuovo no, di te? Io così mi diverto a fare sempre delle cose nuove, quindi perché no menzionare anche tutti i miei fidanzati? Poi in qualche modo gli ho fatto pubblicità anche a loro, via, insomma, anzi mi dovrebbero pagare, grazie mille, così. Fa sempre bene, come voglio dire, essere in ballo, e quindi anche per in loro. In ballo, Milly D'Abraccio ha cominciato ballando a 13 anni, è Miss Teenager. Miss Teenager. Poi ha ballato, ha fatto teatro, e a un certo punto però ha detto qui bisogna accettare troppi compromessi per sfondare il mondo dello spettacolo, oppure in te qualcosa premeva per sbocciare, nonostante allora, un figlio. Sì, nonostante il figlio. Che ha 5 Beh, anni. Allora, il problema qual è? Niente, che io... Cioè, amo le cose vere, le cose passionali, le cose forti che mi fanno anche soffrire. Dobbiamo una sensazione anche di, oddio, ce la farò. Ecco, mi piace stare, ecco, mi piacciono i gialli, quindi mi piace un po'. Ma come mai così all'improvviso hai rivelato, è stato il giornale che ti ha chiesto, oppure tu hai deciso di parlare? Perché in qualche modo volevi appunto fare pubblicità ai tuoi partner. No, è stata così un'idea, ho detto, beh, adesso facciamo una cosa. Perché è un periodo che molte donne raccontano storie, cioè ogni tanto, però sono magari meno famose di te. E chi racconta? Ma non noi, vorrei sapere. Anche qui a Colpevole Innocente abbiamo avuto una signora che non era molto conosciuta, che aveva avuto delle storie con uomini non famosi. Te addirittura tutti celebri. Ecco, io l'ho fatto. Ti sarà utile questo? Non l'ho fatto principalmente per questa. Siccome molti di loro li ho rincontrati, eccoci, da pornostar, e che cosa è successo? Che il loro atteggiamento era cambiato. Nel senso, vedendo Milly, non più Milly attrice, o quindi la loro amica o amante, che sia, ma con l'immagine di Milly porno diva, aveva un atteggiamento quasi di rinnegare il passato, di avere paura di questo personaggio, avere paura di me. Allora io per ripicca un pochino, devo dirlo, ho detto ah sì, ebbene. Senti, questa carriera di porno star, oltretutto tu sei una delle poche che utilizza magari anche con ironia questa denominazione, non te ne vergogni, questa carriera ti ha fruttato, hai guadagnato bene? Ma devo dire mi ha fruttato molto, vuol dire, denaro, vuol dire, poi non stiamo a... E devo dire che il successo non mi è mancato, quindi è quello che mi interessava. Ti ho dovuto fare questa domandaccia terra terra, un po' cheap, perché comunque il farsi pubblicità poi si traduce in lavoro e si traduce certo, in benessere, certo, siamo realisti. Certo, perché se sei una persona nota, la gente ti vuole, quindi quando vai in televisione, adesso quando vai a fare spettacolo... Adesso c'è un uomo che ti vuole per una ragione molto seria, che è il dottor Gagliardi, buonasera, dico certo. Bene? Desidera? Allora accomodati. Siamo sicuri che va tutto bene? Ma io non ci credo molto. Guarda, non punge, non dà la scossa, però qualche emozione la dà. Come ci devo mettere? Invece forse Milly D'Abraccio la scossa la dà, stia attento, dottor Gagliardi. Sì, sì, adesso tentiamo di mettere gli elettrodi. Ecco, come in tutti gli altri casi, non è la circonferenza femminile che viene misurata, ma ancora una volta le reazioni del respiro, del cuore. Adesso il dottor Gagliardi spiega anche, Milly non lo sa, ce lo dica. Giuro che sono innocente. Sei innocente? Questi due sensori sono i sensori del respiro. Sì. Non c'è sensore? Sensore. Che possa, diciamo, fare... Io mi siedo. Mettere in difficoltà Milly, che non vede l'ora di dichiararsi colpevole o innocente.
Ecco, no, questa coltiva, perché non gli innocenti non mi piacciono, gli innocenti sono i veri colpevoli, voglio essere colpevole. Stiamo mettendo l'elettrodo del cuore. Così misuriamo anche i battiti del cuore, vediamo se va tutto bene. Questi sono i sensori dell'attività elettrica cutanea, che si chiama anche riflesso psicogalvanico. È il primo riflesso che prende la menzogna. Ecco, giustamente ricordiamo come funziona un po' il contatto tra i sensori e ora il grafico che vedrete poi nel corso del questionario scorrere nel teleschermo e registrare le emozioni di Milly D'Abraccio. Possiamo cominciare? Ecco, chiudere gli occhi e respirare tranquillamente. Rispondere sì o no alle domande. Possiamo cominciare. Ora seguono 12 domande e vi accorgerete che alcune sembrano irrilevanti. In realtà servono al poligrafo per calibrare bene le registrazioni. Prima domanda. Signora D'Abraccio, il suo nome vero è Emilia Cuciniello? Sì. Ha un figlio di 6 anni? Sì. È possibile conciliare il ruolo di madre con il mestiere di porno star? Sì. Farebbe vedere a suo figlio i suoi film? No. Ha deciso di intraprendere la carriera di porno star perché non è riuscita ad avere successo come attrice? No. Le è capitato di essersi pentita di aver intrapreso la carriera di porno star? No. Riceve spesso regali costosi dagli uomini con cui ha avuto delle relazioni? Sì. Lei afferma di aver avuto una relazione intima con Renzo Arbore, è vero? Sì. Le sue dichiarazioni hanno mai suscitato reazioni violente nelle partners degli uomini da lei citati? No. Mancano ancora 3 domande, ma noi ci fermiamo un momento e ci rivediamo tra pochissimo con il dottor Gagliardi, Milly D'Abraccio e il poligrafo o macchina della verità. A tra poco. Questa sera a colpevole o innocente è venuta Milly D'Abraccio, che si sta sottoponendo al questionario con la macchina della verità. Mancano ancora 3 domande, cerchiamo di stabilire con un pochino più di attendibilità quanto di vero c'è nella sua capacità di avere conquistato tanti uomini illustri e non piuttosto di cercare un po' di pubblicità. Ma torniamo alle domande, mi dica Gagliardi se posso continuare. Sì. Allora, la terz'ultima. Lei guadagna più di 10 milioni di lire al mese? No. Ha mai desiderato di avere una relazione stabile con un uomo? No. Umberto Marzotto, uno degli uomini con cui lei afferma di aver avuto una relazione, sostiene di non averla mai conosciuta. Dice bugie? Sì. Ripeto la domanda. Umberto Marzotto, uno degli uomini con cui lei afferma di aver avuto una relazione, sostiene di non averla mai conosciuta. Dice bugie? Sì. Dopo aver ripetuto quest'ultima domanda, che evidentemente era molto inerente al cosiddetto capo d'accusa, io vi dico che tra poco conosceremo ancora più da vicino uno di quegli aspetti di Milly D'Abraccio che magari può essere meno evidente rispetto ad altre virtù.
Comunque il poligrafo ci darà un risultato, un grafico imparziale come sempre, mentre la d'abbraccio viene messa in condizione di raggiungerci. Io vi ricordo che questo poligrafo da noi serve per tante cose. Oggi certo, con tutto il rispetto per i signori citati nell'intervista sui rapporti amorosi di Milli, ecco, noi questi signori li abbiamo un po' trascurati perché preferiamo per ora la verità o le bugie. Valido il nostro abbastanza. Signora Milli, si può accomodare? Sì, sono pronta. Ecco, ci sono tre domande relative al rapporto col figlio. Per esempio, la numero 4, farebbe vedere a suo figlio i suoi film? E risponde di no e la macchina conferma che ha detto il vero. Quindi un po' di autocritica. Quella successiva ha deciso di intraprendere la carriera di pornostar perché non è riuscita ad avere successo come attrice. E la signora ha risposto di no, ma la macchina non glielo conferma. C'è un po' di dubbio? Un po' di dubbio. Adesso te lo vediamo a spiegare. La macchina registra delle incertezze di sincerità sul fatto che la pornostar possa essere stato un ripiego. Ma veniamo alla questione di oggi. Lei afferma di aver avuto una relazione intima con Arbore, è vero? E la signora risponde di sì, ma la macchina non glielo conferma, ha dei dubbi. E allora abbiamo ancora la 12ª, Umberto Marzotto, uno degli uomini con cui lei afferma di aver avuto una relazione, sostiene di non averla mai conosciuta. Dice bugie Marzotto? E Marzotto sembra che non dica bugie. Però Milly De Braccio ha risposto sì. Sì. E è un dubbio forte della macchina? È un dubbio che si può fare anche vedere. Facciamolo vedere il dubbio di Milly De Braccio. Ecco, la domanda è stata ripetuta due volte, qua vediamo che la resistenza elettrica cutanea ha un sobbalzo e poi invece il respiro costale ha due depressioni che corrispondono alle due risposte. Grazie per aver registrato le emozioni di una donna così simpatica, ma in fondo a suo modo misteriosa. Così bugiarda. Ricordiamo, no, vorrei dire che Umberto Marzotto, abbiamo trovato due dichiarazioni, in una nega di averti conosciuto, nell'altra invece un pochettino quasi quasi ammette, quindi forse questo può aver inciso nella tua risposta. Tu l'hai conosciuto? Beh, non lo so, per la gente è facile dubitare che io parli di una persona di cui non conosco né l'esistenza né il nome né niente, vuol dire, non mi metterei mai a parlare di una persona se non ho un minimo di conoscenza, quindi insomma, certo, magari non lo so, può essere rimasto un po' male per le dichiarazioni, che poi, oddio, dipende come uno le interpreta, perché io ho detto di lui delle cose, ma non ma c'è come nulla si fa addirittura a dire non l'ho conosciuta? Evidentemente lui si sente più importante di me, al di sopra, quindi non dice, io non lo conosco. È una forma di mitomania, quindi voglio dire, può anche darsi. Quindi voglio dire. Sugli altri dubbi bisogna che io non ricordo se ti davo del tuo o del lei, mi viene. No, mi viene il tu. D'ora in poi, insomma, comunque ti do del tu. Certo. Ecco, tra donne, perdonateci. Tra donne, esatto, tono sì. Confidenziale. Ecco, però ci sono delle bugiole, ti devi difendere da sola. Io mi difendo. Anche su Renzo Arbore sembrerebbe un dubbio. Che tu ti senti un po' troppo confusa ma quando ne parli. Quella macchina, io ho dei dubbi che qualcuno ha malmesso quella macchina, secondo me è tutto fatto apposta, perché non è possibile, ma come Renzo, dillo tu, vieni qui a non ce lo vediamo 5, molto rete 4, bene dalla Urban, non dillo, ce lo vedo. Ci conosciamo, è una persona molto riservata, troppo riservata, lo è diventato, ma dopo l'intervista sul giornale si è fatto vivo qualcuno con te rimproverandoti? No, devo dire di no, e anzi io ero un po', ho detto, ma forse questa mia così dichiarazione anche simpatica magari avrà creato qualche disturbo in famiglia, vuoi vedere qualche querela, invece devo dire che tutti soddisfatti, contenti, tranne Marzottino che forse voleva di più. Ecco, in genere il dottor Gagliardi, se c'è una bugia molto evidente, me la segnala, non ha segnalato altro, quindi vuol dire che nel resto sei stata sincera. Per esempio, con tuo figlio, tu non vorresti che lui vedesse i tuoi film, ma, è dire, naturale. A 6 anni, non è che io gli faccio dei miei film, quando cresce a 18, 19 anni, 20 anni, allora voglia. Ma tu sei stata sincera quando hai detto che si può conciliare la carriera di pornostar con quella di mamma? Certo, perché io lo faccio, quindi si può fare. Ma lui è contento, un bambino tranquillo? Sì, un bambino tranquillissimo, anche se per me è difficile. Cioè, secondo me è difficile per qualunque donna fare due mestieri insieme, cioè la mamma e diciamo un lavoro che può essere di conduttrice, presentatrice, di sarta, di quello che ti pare. E quindi è molto difficile. Poi nel caso di una donna magari un po' in vista, un po' famosa, un po', poi diciamo io sono famosa
e anche famosi in un modo particolare. Allora è difficile perché ci sono dei problemi di tensione già con te. Poi mio figlio, vabbè, poi un'ultima cosa, io ti ho presentato perché a me come donna sarà che non mi devono colpire altre cose, però mi colpisce il tuo sorriso. Tu sorridi sempre, ma sorridi col cuore o con i nervi? No, io sorrido con il cuore, perché io nonostante diciamo la mia lunga vita, lunghissima anche per il futuro spero, del lavoro, anche privata, ci sono state come tutte le persone dei momenti anche brutti, no? Quindi nella vita di chiunque, però io sono molto ottimista e quindi sorrido perché mi piace la vita, perché penso ti che chiami sia... la fortuna, aiuta, perché... gente allegra ce l'aiuta. Sì, perché tanto, non so, mi piace ridere, anzi, molti mi hanno sempre criticato, ma perché ridi sempre? Come se fosse, stai sempre a ridere. Fermiamoci su questo sorriso che mi sembra poi che è la cosa che ha colpito di più Sgarbi, che quando parla del suo rapporto con te dice è stato più che erotico, molto divertente, molto buffo. Sì. In bocca al lupo per questo futuro, soprattutto con un pensierino anche a tuo figlio. D'accordo, che possa ridere serenamente. Noi andiamo avanti con questa puntata cambiando, ma di poco, cioè cambiamo sicuramente personaggio, perché la novità è questa, che staremo insieme la domenica sera con due persone con storie diverse. Però restiamo a Napoli, forse non l'abbiamo citato in maniera è tanto evidente con Melide Braccio, che lei è nata nella meravigliosa città italiana. E lo è anche il nostro ospite di adesso, che ci porta in un ambito che non stona con la città partenopea, cioè la magia. Ci sono tanti modi di investire nella conoscenza di se stessi. Molte persone ci sono che scelgono anche di pagare un cosiddetto mago. Ci sono una gran quantità di persone che si spacciano come tali, ma Gennaro Brianti è il presidente dei Maghi d'Europa ed è una persona tutta da conoscere, un po' per la sua storia di mago, ma soprattutto perché ultimamente si parla di lui come di un acchiappa fantasmi. Credo che però sia un termine che lui ci contesterà. Ma intanto